un minimo di conoscenza sul prodotto e sicuramente imparare ad assaggiare l'olio extravergine d'oliva. Noi in un contesto come importante come questo assaggiamo l'olio negli stand dal pane, però quello che noi consigliamo anche al consumatore è di cominciare ad assaggiare l'olio invece in modo corretto, in modo da non abbinarlo ad altri alimenti, perché l'assaggio chiaramente può essere condizionato. Se noi assaggiamo un olio sul pane salato, sul pane che ha un aroma particolare, chiaramente non sentiamo tutte quelle caratteristiche positive legate alla tipicità dell'olio che sono presenti nel prodotto.